L'abito che avete ricostruito tu e Francesca è davvero splendido. Perfetto per Francesca. Ah, e qui oggi è una splendida giornata per venire qui. Caspita, vedo che venite in parecchie case di umani. Madonna, ma quanta gente conoscete? Questo non è niente, guarda che a volte andiamo anche a casa di persone che i nostri umani, insomma, non conoscono. Basta salire sulla macchina e poi che magari tipo, magari siamo sulla macchina dei nostri umani, poi magari scendiamo, andiamo su un'altra, che poi andiamo su un furgone, su un aereo, su dappertutto. E poi ci ritrasportiamo a casa. Già, siamo delle viaggiatrici professioniste. Sì, viaggiatori, perché loro due sono maschi. E anche tonno. A proposito di tonno, vi ha risposto? A dire la verità. Oh, oddio, oddio, forse è lui, forse. Che faccio, che faccio? Leggi cosa ti ha scritto. Allora c'è scritto: forse riesco a venire di nascosto a dire ai miei genitori. Cosa? Sì, ma che razza di uscita è? È già molto in difficoltà con i suoi genitori. Già che viene qualcosa, gli dico che accetto. Ok, va bene. Quando puoi venire? Perché mancano solo 4 giorni al matrimonio. Aspetta che mi... Ah, vedo cosa subito. Oh, mi ha detto che veni o domani o dopodomani. Bene. Ok, allora ci vediamo. Ciao. Ha scritto ciao. Beh, non è stato molto difficile. Ah, almeno sappiamo che Sara e mio padrino vengono di sicuro. E adesso sappiamo che viene anche lui. Ma a me non sembra così bello, però contenti voi. Poi scusate, non mi avete detto che vive in una famiglia di cattivi. Ma come fate a essere sicuri che è buono? Sì, è buono. Tu non lo conosci, quindi non puoi giudicarlo. Sì. Comunque, Luca, avevo sentito dire che ieri volevi un completo per il tuo matrimonio. Sì, allora? Beh, io posso realizzartelo. Sì, io non posso perché non posso vederlo. Ma perché devi farlo solo te? Già, sembra che vuoi organizzare tutto a te. Ah, ok. Avevo delle belle idee anche delle stoffe, ma ok, devo fare a qualcun altro. Senti, si era organizzata per fare il suo completo, perché non dovrebbe farlo? Ma perché da quando è arrivata gli fai fare tutto? All'inizio vi dovevate, poi avete litigato e poi... Ma insomma, allora noi non serviamo niente. Già, per una volta sono d'accordo con te. Sembra che tenga più a lei che a noi. Anzi, non sembra, è proprio così. Beh, allora va bene. No, 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 ragazzi, che cosa dite? Io tengo moltissimo anche a voi. Solo che... E appena arrivato devi farla sentire a tuo agio. Continua a dire questo. Non sei più credibile, Francesca. E va bene, allora, perché che ne dite di organizzarlo? Tutti insieme? È una buona idea. Vi prego. Dai. Ah, e va bene. Chiama tua madre, io vado a farmi un giro, non posso vederlo. In che senso non può vederlo? È suo. Perché tanto tua madre deve decidere a tutto, quindi è inutile starci. Già. No, Luca, aspetta, parlerò a mia madre, ok? Lo deciderai solo tu, io non devo vederlo. E va bene, se gli parlerai va bene, se no io non vengo. Gli parlerò. Bene. Mamma. Mamma, dai, vieni. Ti hanno accettato, potete fare il vestito il completo. Tutti insieme? Sì, come no, quelle mi odiano. Ma che dici? È solo che, insomma, ultimamente tu fai molte cose e loro si sono sentite un po' inutili. Che cosa? Ma che cavolo dici? Io non ho fatto niente perché mi odiano sempre. Da quando sono arrivata. Non so che cosa gli ho fatto, ma mi odiano. Questo lo trovo ingiusto. E dai, mamma. E allora va bene, faremo solo noi il completo.
Gli dirò che pensi che le loro le sue idee non sono opportune. Ci vediamo, mamma. No, aspetta, aspetta, non dirgli questo. Oh, va bene, lo faremo insieme. Yuppie! Hai scelto proprio bene, mamma. Non te ne pentirai, te lo prometto. Andiamo, ti stiamo aspettando. Ok. Ma lo faccio solo per rendere te felice e anche un po' poca. In che senso un po'? Eccoci. Allora, gli hai parlato? Farà tutto lei? No. Tutti insieme, tranne Francesca, che quando... Sì, lo sappiamo. Francesca, tu che cosa farai? Penso che andrò a mettere giù delle idee per il menù. No, ma non lo faccio, tu devi solo essere delle idee, poi tu approverai. Poi ti conosco troppo bene, so qual è il tuo cibo preferito e anche quello di voi. Ok, mettiamoci il lavoro allora, tutta la roba per disegnare, le stoffe, il papillon, gli abbinamenti. Secondo me ha convinto a farlo anche noi solo perché gli ha chiesto Francesca. Ma sì, è ovvio, quella non imparerà mai la lezione. Oh, povero te, ti trovi una suocera davvero odiosa. Grazie per avermelo ricordato. Vieni Luca! Ah, devo vedere bene la tua muscolatura e la tua larghezza. Allora, vediamo. Oh mamma, mi sa che non sarà lunga. Vuoi anche il cappuccio o no? I pantaloni lunghi, le scarpe? Qua c'è una montagna di lavoro da fare. Già. Ma sta facendo tutto lei. E meno male che aveva promesso di aiutare anche noi. E vabbè. Non è vabbè. Basta chiamare Francesca. Francesca! Bene ragazzi, il nostro episodio finisce qui. Scriveteci nei commenti se secondo voi lei ha imparato la lezione o lo fa solo perché ha chiesto Francesca. Ma è ovvio che ha imparato la lezione perché mi considerate sempre Vedi, giudichi sempre tutto e tutti. Annonetta. Visto. Mettete like se questo episodio vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Abbonatevi. E auguri se oggi è il compleanno di qualcuno. O qualcuno si è sposato. Un anniversario di matrimonio. E se hai preso un uomo cucciolo? Consiglio di chiamarlo Pike se un maschio e Lily se una femmina. E suggeritemi nei commenti il menù e il suo completo e anche cosa ne pensate? Beh, basta, bando alle ciance, devo salutare. Ma aspetta, no, ciao, no, pff.